Salve ragazzi e bentrovati su Radio Smeraldo. Oggi ho l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere con un ragazzo talentuosissimo, un artista davvero molto molto bravo. Sto parlando di Mirko il Cane. Ciao e benvenuto. Ciao, ciao a tutti, bentrovati. Come va Mirko, tutto bene? Bene, tutto bene, parte un po' di raffreddore stagionale, ma il resto tutto bene. Ottimo. Ok, Mirko, allora guarda, io comincerei da subito con le domande e voglio da subito chiederti come nasce la tua passione per la musica. La mia passione per la musica, forse non me lo ricordo come nasce, ma ricordo che ero molto molto piccolo, c'era questa chitarra a casa di papà e io mi sono messo lì a suonare, come posso essere un bambino. E poi piano piano mi ricordo che ho cominciato a prendere lezioni, a voler diventare il chitarrista più forte del mondo, poi insomma non ci sono riuscito evidentemente, ma ho cominciato a fare il cantautore, adesso eccomi qui. Ho capito, ottimo. Senti Mirko, tu sei un ragazzo che scrive dei testi molto molto belli e profondi, ma che cos'è che in qualche modo ispira la tua musica? L'ispirazione la trovo dalla quotidianità. Sono solito girare e guardarmi intorno, come penso per tutti, solo che rimango colpito da alcune cose. La prima cosa che mi viene in mente, magari c'è chi ne parla con un amico, c'è chi gli fa una foto, chi la disegna, insomma, la prima cosa che mi viene in mente è scriverci una canzone, quindi faccio così. Ho capito. Senti, io ho letto un pochino il tuo curriculum ed ho visto che comunque tu hai fatto un sacco di gavetta e appunto ora tu andrai a calcare il palco di Sanremo. Ecco, come ci si sente? Sagro su cui prima di me hanno camminato tutti i miei idoli e pertanto anche solo la prospettiva di metterci piede sopra è qualcosa di meraviglioso. Infatti, insomma, quotidianamente cerco di realizzare la cosa a cui vado incontro. Ho capito. E parliamo proprio ora della canzone che porterai a Sanremo Giovani, ovvero Stiamo tutti bene. Come nasce questo pezzo? È andato a seguito di una chiacchierata con una persona, che si è messa lì e di sua spontanea volontà mi ha raccontato questa sua avventura, questo modo con cui aveva raggiunto, insomma, il nostro paese. E mi ha fatto molto effetto, non era la prima volta che qualcuno mi raccontava una storia simile, ma mi ha fatto molto effetto vedere che questa persona mi raccontava questa storia atroce con un sorriso incredibile, perché lui era semplicemente contento di poterla raccontare. Quindi questo ha scaturito in me una scintilla, sono corso a prendere il quadernino con la penna e è nata Stiamo tutti bene. Ho capito, guarda, tu sei riuscito a commuovere tutti con questa canzone. Te lo posso assicurare. Vedo spesso persone che piangono e invece insomma, speriamo sia una bella sensazione. Sì, infatti. E senti, e che progetti hai per il futuro? Il futuro, intanto durante Sanremo il 9 febbraio uscirà il mio secondo disco, che si chiama Secondo Me, e Sì. poi subito dopo Sanremo parte un bel tour con cui raggiungerò tutte le persone che insomma vogliono ascoltarmi, non vedo l'ora che cominci. Ho capito. Senti, c'è un consiglio che vorresti dare a chi come te vuole essere un cantante, ma magari ancora agli inizi, quindi non sa come si deve muovere? Sicuramente il consiglio è quello di, no, se poi fossi mai nella posizione di dare un consiglio, però sicuramente quello che mi propongo di fare io è quello di rimanere sempre ed esclusivamente legato alla realtà delle cose, a quello che sono, da dove vengo e la vita che ho fatto, tutta la fatica che ho fatto per arrivare qui. Quindi sicuramente rimanere sempre con i piedi per terra, però ricercare, ricercare, ricercare sempre la propria forma, sia di scrittura che insomma cantare, suonare, comporre, è sempre importante secondo me guardarti dentro. Ok, un gran bel consiglio questo. D'accordo, Grazie. Mirko. Allora, guarda, noi ti ringraziamo intanto per essere stato qui con noi. Grazie Grazie a voi, grazie a voi. a te.
Guarda, per me è stato un piacere poter parlare con te e tutta la radio ti augura un grandissimo in bocca al lupo per questo festival, oltre che per tutta la tua carriera. Grazie mille, Mirko. Ciao, alla prossima. Anche la puntata di oggi è giunta al termine. Io sono veramente molto molto contento di aver parlato con Mirko il cane. Io credo che un po' tutti abbiamo ascoltato la sua Stiamo tutti bene. È una canzone che veramente, come ho detto poco fa, ha commosso tutti. Detto questo, vi porgo i miei più cari saluti. Mi raccomando, ragazzi, continuate a seguirci, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Radio Smeraldo, seguiteci su Facebook e anche su Instagram. Io vi aspetto alla prossima puntata, un buon Festival di Sanremo a tutti quanti e ciao ciao!